Buongiorno e benvenuti a 3 minuti con Rete. Tra chi fa lo sceriffo e chi gioca a fare l'indiano sembra di essere nel Far West, e invece siamo a San Marino. Parliamo della Commissione Finanze. Qualche settimana fa, infatti, le forze politiche di opposizione avevano chiesto la possibilità di convocare una Commissione Finanze urgente per poter ascoltare i vertici di ABS, cioè l'Associazione Bancaria Sammarinese che rappresenta gli istituti bancari del paese. Dopo aver incontrato i vertici di Banca Centrale, ci sembrava opportuno sentire l'altra campana, cioè la campana delle banche. Ma ieri è arrivata la lettera di convocazione da parte del presidente, Tony Margiotta, il quale convoca sì la Commissione per il 7 giugno, ma non per ascoltare l'associazione bancaria. La convoca per decidere se l'associazione bancaria può essere considerata un interlocutore istituzionale oppure no. Infatti Margiotta scrive che in base agli articoli 2 e 8 della legge sulle commissioni, gli interlocutori possono essere solo istituzionali. Quindi in pratica Margiotta convoca una commissione per decidere se convocare una commissione. E già questo è paradossale, ma è ancora più paradossale perché gli articoli che lui cita per giustificare questa posizione in realtà non dicono nulla di quello che lui afferma. Non dicono che le commissioni possono avere come interlocutori solo soggetti istituzionali. Non dicono proprio nulla a riguardo. Quindi non sappiamo da dove abbia preso questa informazione Margiotta oppure chi gliela abbia consigliata. Ma sicuramente ha toppato in pieno. Proprio ieri le forze di opposizione hanno convocato una conferenza stampa per denunciare l'assurdità di convocare una commissione per decidere se convocare una commissione. Il nostro capogruppo ha sottolineato che è una presa in giro nei confronti della cittadinanza, che con i contributi finanzia anche i gettoni delle commissioni. Roberto Savata, che appunto è il membro di rete nella commissione finanza, ha sottolineato che ascoltare l'associazione bancaria, guidata da una persona autorevole come Bossone, è importantissimo per sentire chi nel sistema ci lavora. Il governo ha trasformato una crisi patrimoniale in una crisi di liquidità e Banca Centrale non tutela il sistema, quando invece questo è proprio il suo obiettivo statutario. Ma rimaniamo sempre in tema di banche perché torniamo a parlare di casse di risparmio. Andiamo per tappe. Ad aprile il Consiglio Grande Generale approva un ordine del giorno in cui dice che alla prossima assemblea dei soci di Cassa di Risparmio occorre procedere alla nomina di un nuovo presidente. È importante sottolineare che gli ordini del giorno sono gli atti con cui il Consiglio si esprime e dà mandato all'organo esecutivo, cioè al governo, di fare qualcosa. In questo caso il Consiglio dice che bisogna nominare un nuovo presidente in Cassa di Risparmio per sostituire Nicola Romito. Ma andiamo avanti. Venerdì scorso il segretario Celli ha informato le forze politiche di opposizione della volontà di non procedere alla sostituzione del presidente del CDA di Cassa di Risparmio Romito. A maggior riprova di questa posizione, ieri le forze di opposizione sono venute a conoscenza di una delibera del Congresso di Stato, cioè del Governo, che nei contenuti contraddice in pieno ciò che era stato deciso dal Consiglio in aprile. Quindi in pratica si crea un conflitto di poteri tra l'organo legislativo, il Consiglio, e l'organo esecutivo, il Congresso di Stato, che deve appunto eseguire, mettere in atto ciò che scaturisce dal Consiglio. Le forze di opposizione, noi compresi, hanno annunciato ieri tramite un comunicato stampa che a breve depositeranno una denuncia al Collegio Garante affinché si esprima sulla leicità di questo atto. Per avanzare questo genere di ricorsi servono almeno 20 firme dei consiglieri che le forze di opposizione hanno a disposizione, visto che sono composte da 25 consiglieri in tutto. Sul nostro sito trovate il comunicato stampa e anche il video dell'intervista al nostro capogruppo Roberto Ciavatta. Ma cambiamo decisamente argomento perché la stampa di oggi torna a parlare dello stato di abbandono dei centri storici nei castelli, in particolare di quello di Borgomaggiore, dove proprio ieri ha annunciato la chiusura dopo ben 22 anni di attività il negozio di casalinghi Lara Per. La proprietaria ha scritto una lettera in cui descrive l'esperienza di una politica per anni troppo poco attenta ad un tessuto imprenditoriale formato di piccole imprese che, seppur con un piccolo giro d'affari, garantiscono comunque un'economia radicata e tracciabile. Il paragone naturalmente è con le realtà delle imprese che invece vendono miraggi di riprese economiche che poi invece si traducono in affari mordi e fuggi, lasciando spesso stipendi e contributi non pagati. All'interno della lettera Lara Per elenca uno storico di alcune scelte che hanno messo in crisi le piccole aziende, dalla liberalizzazione delle licenze alla vendita al dettaglio da parte di aziende produttive che in realtà però importano i propri prodotti. Ma cerchiamo anche oggi di chiudere in bellezza con l'evento organizzato dal Coordinamento per l'Agenda 21 a San Marino. Si tratta di un workshop sul tema Economia circolare e Green Jobs a San Marino, quale opportunità per un futuro migliore, e si terrà oggi pomeriggio alle ore 17:30 presso l'ex monastero Santa Chiara in città. Anche per oggi abbiamo finito, ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao!